Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Megadome91 e oggi vi parlerò di un'altra esca artificiale specifica che spesso uso sempre nelle mie pescate a spinning, sia in acqua dolce questa volta che in acqua salata. Si parla del cosiddetto crank. I crank sono, diciamo, degli artificiali molto particolari, questo perché hanno delle dimensioni piuttosto ridotte, come in questo caso, in cui si parla di 6 centimetri, e sostanzialmente la caratteristica principale del crank è quella di avere una grossissima paletta molto larga e voluminosa che permette di, in fase di recupero, di scendere maggiormente in profondità, perché sarà maggiore, essendo più grande la paletta, la quantità d'acqua che andrà a sbattere appunto sulla paletta durante il recupero, facendolo scendere più in profondità. Sostanzialmente noi a spinning andiamo a sondare tutte quante le fasce, diciamo, della colonna d'acqua, quindi la fascia di superficie, mezz'acqua, e ci avviciniamo sempre di più verso il fondale. Quando notiamo che in superficie o comunque anche a mezz'acqua non abbiamo risposte con i minnow, magari i predatori potrebbero in quel caso stanziarsi negli strati sottostanti della colonna d'acqua e quindi possiamo raggiungerli tranquillamente con eschette di questo tipo. Chiaramente anche in questo caso le colorazioni poi variano sempre in base al posto, al pesce foraggio presente, alle condizioni atmosferiche e meteo, al grado di torbidità dell'acqua, quindi se è torbida, se è velata, se è trasparente al contrario e così via. Quindi andremo a utilizzare queste esche sia in acqua dolce che in acqua salata. Chiaramente in acqua dolce risultano essere molto efficaci, soprattutto per quanto riguarda la pesca al black bass, quindi lo spinning al black bass, che ogni tanto è una pesca che pratico anch'io, e devo dire che questo tipo di crank molto piccoli riescono a dare dei risultati anche con questa colorazione che imita, diciamo, leggermente quella di una piccola spigoletta, di un piccolo cefaletto, può dare sempre dei risultati. Spesso, talvolta, quando vedo che i predatori diventano più selettivi e quindi necessitano di un'esca che sia proporzionata, diciamo, al loro appetito, alla loro attività, scendo un po' di taglia rispetto al classico minnow long jerk e uso artificiali di questo tipo. Questo non è propriamente definibile come un crank, però ha la paletta leggermente più grande rispetto a quella di un minnow e la sua forma gli permette di affondare parecchio, spesso con acqua velata. Questo tipo di colorazione qui, come vedete, anche un piccolo particolare arancio qui sul muso, dà spesso dei risultati, soprattutto queste due esche le vedo parecchio indicate anche per la pesca alla spigola, quindi in una situazione di foce in cui l'acqua è quasi sempre torbida, comunque mossa, in movimento, contrastata, eccetera, e quindi essendo comunque il peso di queste esche nettamente inferiore rispetto a quella di un classico minnow long jerk che sfiora i 28 grammi, qui invece il peso supera di poco i 15 grammi in questo caso e non arriva neanche ai 15 in quest'altro caso qui. Quindi occorreranno trecciati di diametro molto molto ridotto, ecco, come per esempio da 1,08 fino a un massimo di 0,15. E anche il fluorocarbon, chiaramente, e lo spezzone finale di fluorocarbon dovremo utilizzarlo di un diametro molto più ridotto rispetto a quello che utilizziamo con i minnow, quindi si parla di fluorocarbon, diciamo, ecco, io consiglio non superiore allo 0,25. Quindi il crank, come abbiamo detto, ci serve a raggiungere gli ultimi strati d'acqua. Chiaramente sempre all'interno presenta delle biglie e questa sua grande paletta, a scapito della sua forma molto piccola, comunque sembra sproporzionato, in realtà è volutamente creato in questa maniera poiché andrà a creare un movimento di rolling che è diverso dal classico rolling che noi effettuiamo recuperando un minnow a velocità ridotta, ma sarà un rolling molto più intenso perché è maggiore la quantità d'acqua che sbatte sulla paletta, in quanto la paletta è più grande, quindi ci sarà un rolling molto vistoso e molto ad un ritmo molto più elevato. Ecco. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Io spero che vi sia risultato utile ed interessante. Come al solito, vi invito a iscrivermi al mio canale per ricevere gli aggiornamenti sui prossimi video. Vi invito a mettere anche un bel mi piace e anche alla pagina Facebook che adesso trovate
il link in descrizione, nella, come dire, nella descrizione appunto del canale. Scusate il gioco di parole. Da Megadome 91 è tutto, io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.